Sarà difficile perché già non stando in primo posto tutti quanti vogliono battere il Napoli. Giocare qui, giocare a Napoli è più difficile ancora. Allora sono sicuro, quello che giocano qui gioca in qualche parte del mondo. Questo che è il vero calcio, no? Di andare in campo per divertirsi, no? Come facciamo noi, come facevamo una volta. Il vero calcio è questo, è divertire con responsabilità. C'è un po' più velocità, più forza, no? Tecnica molto poco. Davvero oggi per trovare un 2-3 giocatori, 4-5 giocatori genio è difficile, no? Questa fantasia, no? Che diciamo noi sempre brasiliani, sudamericani, non possiamo perdere nunca, mai, no? Mai. Io mi auguro che sia così, come Higuaín, che vive un momento molto particolare. Non è un fenomeno, però è un grande giocatore. Io conosco bene perché non so Diego, ma conosco gli altri argentini, sono tutti di carattere, di personalità forte, che va molto bene a Napoli. Credo che lui può fare la differenza in un momento più difficile ancora che dobbiamo passare sicuramente, e che lui possa fare questa differenza e portare Napoli a terzo scudetto. Adesso è da Benítez, che è anche bravo, però uno adesso che c'è, forse non è tanto conosciuto, però il napoletano lo sa la mentalità, no, del napoletano, che è vincere, vincere, vincere. Per questo magari che sta andando bene, io mi auguro che anche lui possa fare storia con questo bel Napoli. Soffre più adesso, no? Come tifoso, perché io sono in Brasile, però sempre ligato, sempre guardando un po' il calcio italiano, vedo quando c'è il Napoli. In nazionale mia, in brasiliana, che anche sta soffrendo abbastanza, lo vedo e non posso più entrare in campo, però passo un po' di esperienza. E ho vinto anche in Brasile, anche in Giappone, e qua è diverso di tutto, è molto speciale la gioia di tifosi, la festa, sembra davvero i vecchi tempi, né? Vecchia gloria del Brasile, no? Le decadi di 70 con Pelé, con Garrincha, che era una festa che fermava il paese, no? E qua è così, qua si vince un scudetto qua, prima che un scudetto qua vale per il 10. Immagina la festa qua, perché prima era una settimana, qua se vinciamo il terzo sicuramente sarà 3-4 mesi di festa.